Bentornati su Arte dal 1005. Anche oggi dedicheremo un video ad Halloween. È ormai vicino e pensavo di proporvi questo piccolo progetto. La trasformazione di una bambolina Bon Ton, molto carina, in bambola infernale, in bambola horror, che potremmo utilizzare come decorazione appunto per Halloween. In realtà una signora la stava gettando e io l'ho recuperata, la buttava perché praticamente vedete ha quest'occhio rovinato, rotto, tutto entrato dentro e insomma mia figlia non ci voleva giocare perché le faceva abbastanza impressione, ma io già sapevo che cosa ne dovevo fare. Comunque il materiale di cui dovremmo disporre è una spazzola di acciaio, delle forbici, colori acrilici e relativi pennelli, ovviamente una bambolina da decorare. Come prima cosa vado ad eliminare tutti gli accessori che indossa la bambolina, quindi via il grembiulino, gli orecchini, il fiorellino, la stola. Tolgo tutto quello che praticamente la rende una bambolina Bon Ton. Il passo successivo sarà quello di iniziare ad utilizzare i colori acrilici. Inizio con il bianco per andare a, diciamo, coprire il colorito roseo, caldo della bambolina. Lo vado a sostituire con l'acrilico bianco per poter andare, a dare un fondo per ricreare il colorito tipico del post-mortem. Inizio dal volto, passo bene sul collo e le parti intorno alle orecchie e dietro la nuca e poi mi concentro sulle braccia e anche sulle gambe. Sulle gambe non vado ad insistere più di tanto anche perché diciamo che non si vedono perché nascoste dal vestito. A questo punto vado a, diciamo, ricreare un effetto violaceo per renderla un poco più realistica, senza però esagerare, ecco. E lo faccio in maniera molto istintiva, metto un pochino di viola su un fazzoletto di carta e inizio a tamponare. E inizialmente la macchia, come potete vedere, è molto più evidente, ma pian piano poi si scarica. Intervengo in questo modo in tutto il corpo, quindi passo sulle braccia, sulle gambe e sul volto. A questo punto, con il colore acrilico nero ed un pennello rigorosamente a punta sottile, vado a ricreare le venature e diciamo lo faccio in maniera molto istintiva. Vado quindi a diciamo camuffare, a coprire i dolci lineamenti della bambolina. Inizio quindi a deturparla, anche se è brutto a dirsi. Questo procedimento lo seguo anche per le braccia e le gambe, anche se in maniera meno maniacale, diciamo, in forma molto più leggera. Mi concentro molto di più sul volto, quindi sulla bocca, sul naso e sugli occhi. Ecco, a questo punto, dopo aver deturpato la bambolina bene, possiamo andare a concentrarci
sui capelli, quindi vado a sciogliere la treccia, questa pettinatura a bon ton, e inizio a pettinarla con la spazzola d'acciaio. Allora vado a dipingere di bianco anche gli spazi tra i capelli. Inizialmente vado con un fazzoletto bianco e tampono, dopodiché intervengo direttamente con delle pennellate per poter andare anche a rendere la capigliatura grigiastra, più argentea ed eliminare quindi quel nero corvino troppo lucido. A questo punto vado ad imbrattare di nero il vestito candido e lo faccio andando a scaricare il pennello che avevo utilizzato prima. Allora, inizialmente lo preferisco asciutto, dopodiché però vado ad inumidirlo per creare delle vere e proprie chiazze. Per rendere ancora più horror la nostra bambolina, come se non bastasse, aggiungiamo del colore rosso per simulare il sangue. Lo mettiamo un pochino sulla veste e un pochino sul viso. E dopo aver intensificato ancora di più con il nero, diciamo che la nostra bambola malefica è finalmente pronta. Ebbene, siamo giunti alla fine del video. Questo è il risultato finale. Spero tanto che questa creazione vi sia piaciuta. Fatemi sapere sotto nei commenti se avete intenzione di riprodurla. Fatemi sapere se anche voi avete realizzato la vostra bambola malefica per Halloween. Ci vediamo alla prossima su Arte da 1005. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciatemi un bel pollicione in su se il video vi è piaciuto. Ciao!